Un saluto a tutti da redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Valle Foglia, il Pian del bruscolo magazine. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovraimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Valle Foglia, ma iniziamo subito con la prima notizia e parliamo di una notizia di cronaca, visto che nella notte tra sabato e domenica, a seguito di un incidente auto nella Montelabattese, è deceduto purtroppo Cristiane Fiocca. Vediamo il servizio. Sembrava la conclusione di un sabato sera allegro come tanti altri, ma questa volta l'epilogo si è trasformato in tragedia. Sono questi gli ultimi attimi di vita di Cristian Fiocca, 34enne, residente a Osteria Nuova, che nella notte tra sabato e domenica scorsa è deceduto in seguito ad un incidente accaduto sulla Monte Labatese. Erano le 4.40 circa quando il giovane, padre di una bambina di pochi anni, stava rientrando a casa da una serata con amici e proprio in quel tratto di strada che ha percorso tantissime volte si è consumato il dramma. Alla guida della lancia Y10 di proprietà della compagna, Christian si stava dirigendo verso la rotatoria dello specchio di Montelabate e proprio dalle telecamere di sorveglianza dello svincolo stradale si è potuta notare la velocità sostenuta del veicolo. Velocità che poi non gli ha permesso di percorrerla correttamente, portando l'auto a sorvolare prima sopra la rotonda e poi a scantarsi sul guardrail lungo la carreggiata. Per l'uomo è stata fatale la mancata allacciatura delle cinture di sicurezza che gli hanno causato un gravissimo trauma cranico, impedendo a Christian di salvarsi facendolo morire sul colpo. Una botta tremenda che ha svegliato in piena notte alcuni abitanti di Montelabate, che immediatamente hanno contattato il 118, ma una volta che i sanitari sono arrivati sul posto non gli è rimasto altro che constatare il decesso. Christian, che da anni lavorava come autotrasportatore per la ditta di Graziano Guerra, lascia una figlia, una compagna, i genitori, una sorella e un fratello. Alle due e mezza di mercoledì pomeriggio poi si sono svolti i funerali al campo comunale di Osteria Nuova, che in questo momento di pandemia ha potuto ospitare senza limitazioni chi voleva fargli un ultimo saluto. Saluto che è stato colorato da numerosi palloncini a forma di cuore e dalle parole dolci della figlia Melissa, che ha voluto ricordare suo padre come una persona solare e altruista. A far scendere altre lacrime dagli occhi di chi lo conosceva, ci ha pensato un video di tante foto fatto dagli amici, che sulle note di una vita spericolata di Vasco Rossi hanno voluto abbracciarlo per un'ultima volta. E ora cambiamo argomento e torniamo a parlare delle Green Pass, visto che da giovedì 20 gennaio è possibile accedere a centri estetici, barbieri e parrucchieri solamente se in possesso della certificazione verde. Sentiamo ora le parere dei gestori di alcune attività della zona in merito a questa decisione. La normativa dal 20 gennaio stabilita dal governo Draghi per quanto riguarda l'accesso nei centri estetici, barbieri e parrucchieri si può entrare solamente col Green Pass. Lei, è titolare di questa attività, come ha preso questa decisione? Io sono ovviamente d'accordo con questo tipo di iniziativa. Perché ci garantisce di lavorare in sicurezza, per me e tutti i miei collaboratori e tutti i nostri clienti hanno la possibilità di venire da me sapendo che tutte le normative sono rispettate, quindi con maggior serenità e sicurezza. Può comportare ovviamente delle, delle riduzioni nell'afflusso di clientela per voi? Allora, calcolando il fatto che qui in zona ci sono l'82% dei vaccinati, quindi ovviamente ci sarà qualche caso sporadico di persone, ma penso che se vogliono venire da noi provvederanno, magari con un tampone, spero. Quindi non credo che influenzerà più di tanto, anzi io sono convinta che il Green Pass ci dia la possibilità di lavorare e non come ricordiamo bene l'anno scorso e addirittura l'anno prima siamo stati chiuse la prima parte abbiamo fatto un lockdown di quasi due mesi e l'anno successivo chiudendo tutti i fine settimana perché qui siamo centro commerciale. Quindi io ritengo che il Green Pass ci dia la possibilità di lavorare. Cosa che è molto importante perché comunque anche gli anni precedenti abbiamo avuto un po' di difficoltà, sinceramente. Quindi sono convinta che sia una cosa più che giusta. Io penso che questa decisione già è, sia fatta male, perché già con il terrorismo mediatico che è stato fatto abbiamo già i negozi vuoti. Penso che oltretutto il Green Pass contribuirà a fare ancora i nostri negozi vuoti così. E quello che penso io è quello che non abbiamo aiuto da nessuna parte, abbiamo solamente eh, un modo per non lavorare. Lei pensa che ci potesse essere un'altra soluzione, un'altra decisione in alternativa a questa che è stata presa? Sì, ogni persona della sua vita deve fare quello che vuole, se uno vuole farsi il vaccino se lo fa e se non lo vuole fare non se lo fa e mette a rischio la sua vita, quindi io penso che ogni persona ha diritto di decidere della sua vita, appunto. Con la vaccinazione degli over 50 penso che non serve a niente. O vaccini tutti oppure lasci decidere alle persone quello che vogliono fare. E dalle Green Pass torniamo a parlare di vaccini, visto che nella giornata di lunedì 24 gennaio dalle ore 9 alle 13 farà tappa a Vallefoglia il camper vaccinale. I cittadini che si recheranno presso la Casa della Salute di Montecchio potranno dunque ricevere senza prenotazione solamente la prima e la seconda dose. Per sottoporsi all'inoculazione, sarà necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e carta d'identità, oltre ad avere almeno 12 anni e compilare gli appositi moduli. Il punto vaccinale mobile, nelle prossime settimane, proseguirà il suo tour facendo tappa in altri comuni della zona, con lo stesso obiettivo di facilitare l'accesso alla vaccinazione. Terze dosi che saranno invece disponibili a tutti gli over 12 presso la Casa della Salute in tre date stabilite: venerdì 28 gennaio, 4 e 18 febbraio. Dalle 15 alle 18 sarà possibile ricevere la dose booster tramite appuntamento sul portale Primula con un massimo di 120 dosi a seduta. E passiamo ora ad una buona notizia, dato che nei giorni scorsi il comune di Valle ha rivelato gli eventi demografici che ha registrato nel 2021. Dal 1 gennaio alle 31 dicembre sono venuti alla luce 118 nuovi bambini, portando i residenti alle numero attuali di 14.988 di cui 7.542 uomini e 7.446 donne. Il sindaco ha inoltre sottolineato come Valle Foglia sia una città che guarda al futuro, non solo dal punto di vista delle numerose natalità in controtendenza con il resto del paese, ma anche dal punto di vista dei matrimoni civili, registrandone ben 28 nell'anno appena concluso. E sempre a Valle Foglia in settimana è stato firmato un protocollo di intesa tra il Comune e la Guardia di Finanza Provinciale. L'obiettivo è quello della prevenzione e del contrasto all'evasione. Vediamo. Questo protocollo si inserisce in un percorso di eh, maggior rafforzamento ovviamente della legalità che già abbiamo iniziato con altri comuni, già abbiamo stipulato un protocollo analogo con il comune di Pesaro, di Fano e di Urbino e la volontà è quella lì di eh, creare appunto una sinergia anche con i comuni per intercettare tutti quei fenomeni di evasione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche che eh, eh, sono fondamentali per fare in modo di ridistribuire questa ricchezza a chi ne ha effettivamente bisogno, e quindi le fasce ovviamente più deboli delle popolazioni. A me piace definire appunto, la Guardia di Finanza come una moderna forza di polizia a forte vocazione sociale, proprio perché grazie a questo impegno e quindi al eh, individuare da subito fenomeni di evasione, fenomeni di indebita percezione, ovviamente aiutiamo l'economia eh, sana e quindi siamo vicini, ritengo, al contribuente, al professionista, all'imprenditore, al cittadino onesto e che rispetta le regole. A livello pratico, proprio in cosa consiste questo protocollo, cioè quali saranno gli interventi appunto pratici e fisici che farà appunto la Guardia di Finanza? Sì, la, ovviamente la Guardia di Finanza agisce anche su un percorso di autonomia, cioè, abbiamo eh, a disposizione anche delle banche dati particolarmente performanti che ci consentono comunque di intercettare fenomeni di evasione o di indebita percezione di erogazioni pubbliche, come pure abbiamo pattuglie presenti sul territorio che consentono ovviamente di percepire da subito quali sono le anomalie del sistema economico e quindi di intervenire. Il protocollo è un ulteriore strumento che consente appunto di percepire con l'ausilio appunto del funzionario comunale o, o di chi magari istruisce la pratica per l'erogazione di sovvenzioni o di aiuti nei confronti dei contribuenti che in caso di anomalia ovviamente eh, ci chiama e quindi abbiamo un ulteriore eh, strumento che ci consente di indirizzare ancora meglio ovviamente la nostra azione. La firma con la Guardia di Finanza in questo protocollo d'intesa per una presenza della Guardia di Finanza in un'area in forte crescita dal punto di vista economico e anche di rispetto delle regole. Il eh, rispetto delle regole vuol dire aumentare eh, le entrate per dare risposte alle persone più bisognose. Ne va un forte ringraziamento alla Guardia di Finanza per una presenza in questo territorio, per controllare i furbi e aiutare le persone più, più fragili e più deboli e fare in modo che le regole, una società democratica è tale se ci sono delle regole e le regole vengono rispettate. Un controllo e un contrasto sul territorio che aumenteranno anche in vista delle bando in corso per assumere a tempo indeterminato 5 agenti della polizia locale. L'unione di Pian del Bruscoli infatti dà la possibilità ai cittadini italiani maggiorenni con un diploma di scuola superiore di presentare la propria domanda al concorso. Per entrare servirà a rispettare numerosi requisiti come avere la patente di guida 2OB, una sana e robusta costituzione idoneità medica, Conoscenza della lingua inglese e non aver riportato nessuna condanna penale. Dopodiché il candidato dovrà affrontare due prove pratiche, fisiche e di guida delle motociclo, che daranno un'ulteriore idoneità per passare poi alla prova scritta. Se anche la prova scritta verrà approvata, si passerà poi ad una prova orale. La domanda per partecipare alle bando dovrà essere presentata via PEC, non oltre la data di scadenza fissata alle 14 febbraio. E negli ultimi giorni il Comune di Vallefoglia ha stampato le 10 regole che i cittadini dovranno rispettare per quanto riguarda la manutenzione fognaria che coinvolge tutto il territorio. Per spiegarci meglio le problematiche riscontrate in questo ultimo periodo, ha parlato ai nostri microfoni il Sindaco di Vallefoglia, Palmiro Chieli. Sentiamo. La manutenzione una volta avveniva attraverso gli agricoltori e i contadini. Che nel periodo invernale facevano tutta la potatura delle piante, oggi le piante secche cadono, chiudono le strade, ostruiscono i fossi e producono esondazioni. Quindi, noi abbiamo fatto delle dieci regole stampate in un manifesto in cui diciamo tutto quello che bisognerebbe fare per evitare dei disastri: per dire, in via dei gatti, l'esondazione di un fosso non pulito, non sistemato dai proprietari delle aree dal Consorzio di Bonifa, da chi ha le competenze, eh, ha creato non poche difficoltà. Abbiamo dovuto intervenire con dei mezzi pagati dal Comune per evitare eh, che entrasse l'acqua nelle case, che facesse dei danni e quindi diciamo che una buona manutenzione idraulica del territorio, fatta dagli agricoltori, fatta da tutti quelli che hanno competenza, dalla, dalla, dalla Regione per esempio, sui fiumi, il fiume Absa e il fiume Foglia, la competenza oggi è della regione, dal Consorzio di Bonifica che è un consorzio degli agricoltori per la pulizia, la manutenzione idraulica dei fossi, delle strutture e così via. Quindi è anche un appello che faccio a fare ognuno il mestiere nostro, perché se ognuno fa il nostro mestiere io sogno un mondo perfetto. Potrebbe quando piove, quando fa la neve, non succedere nulla, anche perché costa. Se noi spendiamo 500.000 euro, lo pagano i cittadini, se tutti quelli che fanno, devono fare la manutenzione del territorio lo fanno, come succedeva una volta. Oggi tutto questo è più complicato e ci troviamo che quattro gocce d'acqua più del normale producono frane producono esondazione dei fiumi, e producono esondazione dei fossi e costano poi alla gente perché chi interviene alla fine al di là delle competenze è il comune perché la gente va a brontolare giustamente in comune perché la provincia, la regione, lo Stato sono più lontani. E come di consueto concludiamo il nostro magazine parlando di sport e iniziamo parlando di pallavolo. La Mega Box Vale Foglia, dopo il turno di stop forzato a causa di quattro positivi nelle gruppo squadra, è scesa in campo lo scorso fine settimana a Busta Arsizio, dalla quale però è uscita sconfitta per 3-7-0. Domenica 23 gennaio il team di Coach Buonafede sarà coinvolto in un'altra sfida complicata che la vedrà impegnata in trasferta contro un ostico Chieri. Per quanto riguarda i le calci invece quello che si è appena concluso è stato un altro weekend orfano di partite giocate e che proseguirà con questa linea, visto l'emergenza sanitaria fino al prossimo 6 febbraio, quando i campionati di eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria dovrebbero riprendere regolarmente. E con queste ultime notizie di sport si conclude la nostra nuova edizione delle Valle Foglie e Pian del Bruscolo Magazine. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi qua su Rossini TV. Vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo, il 28 di gennaio, e vi auguro un buon proseguimento di serata.